Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò in loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Ancora un'altra parabola che Gesù racconta sempre ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, alle autorità religiose. La parabola della vigna è una parabola in un certo senso che non inventa Gesù, perché l'abbiamo ascoltata anche nella prima lettura del profeta Isaia. Nella Bibbia si parla spesso di vigne e anche Gesù ne parla spesso. Sicuramente beveva il vino, gli piaceva, sicuramente conosceva il lavoro dei vignaioli, forse l'avrà fatto anche lui, chissà. Ecco, e la parabola della vigna è un po' tradizionale per indicare il popolo di Israele. Israele è la vigna di Dio. La vigna è per ogni agricoltore del tempo, di allora, forse anche di oggi, il pezzo più importante dei suoi terreni, quello più caro al suo cuore, perché si fa il vino, perché il vino è importante nella vita antica e forse anche moderna di oggi. Ecco una storia di una vigna. Gesù racconta la storia di una vigna curata con tanto amore dal suo proprietario, ma i suoi contadini invece non sono altrettanto premurosi e onesti, non danno il raccolto dovuto al padrone. I suoi servi che vanno a reclamare il raccolto vengono uccisi, vengono bastonati e perfino il figlio. È molto chiaro che Gesù sta parlando della storia di Israele. La vigna è Israele, i servi inviati sono i profeti, il figlio è Gesù. Addirittura, chiaramente, Matteo scrive 50 anni dopo la morte di Gesù circa, e c'è questo particolare: quando arriva il figlio, i contadini dicono: costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Questo particolare proprio si richiama al fatto che il Calvario, dove Gesù è morto, è fuori dalle mura di Gerusalemme, fuori dalla città. Ecco, allora, alla fine, ecco, lo scontro sempre più forte con le autorità, Gesù dice: che cosa farà il padrone della vigna? Darà la sua vigna ad altri contadini, cioè a un altro popolo, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Ecco, naturalmente questa è una grande riflessione post-pasquale, dopo la Pasqua di Gesù, dopo la distruzione di Gerusalemme, avvenuta nel 70, in cui la Chiesa, la comunità cristiana, si sente erede della storia di Israele, si sente lei adesso la vigna del Signore.
Ma naturalmente questa parola può valere anche per noi. Quante parole ci ha detto il Signore nella nostra vita, quanti incontri, quante grazie abbiamo ricevuto, quanti doni e che cosa abbiamo prodotto. Siamo stati dei bravi contadini che hanno, diciamo, dato al Signore, ridato al Signore in cambio. Certo, non potremo mai pareggiare, non saremo mai alla pari nei doni con il Signore, però sono io, anch'io sono la vigna del Signore. E quali frutti sto portando e ho portato? Quale raccolto il Signore attendeva da me e forse non è arrivato? Ecco, chiediamo al Signore di aiutarci a, adesso, in questo momento di vita, a essere vigna buona, che produce frutti buoni di bene, di amore, di servizio, di perdono, per essere davvero la vigna del Signore.